Cari amici di Finanza Online, benvenuti a questo focus speciale che abbiamo pensato e deciso di programmare per voi. Per quel modo, quest'oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi quello che a livello personale reputo il più gran trader, il miglior trader della storia che ci sia stata finora. Ossia, ho il piacere di presentare a tutti gli amici di Finanza Online, Larry Williams. Benvenuto a Finanza Online, Larry. Buongiorno. Ok, dunque, la puntata odierna la divideremo in tre parti sostanzialmente. In una prima parte Larry, che è in Italia grazie a Trading Library, in occasione del suo ultimo tour mondiale a livello di formazione, dedicherà e vi farà vedere alcune slide che ha preparato nel corso di questa notte, proprio con alcuni segreti che ha sviluppato e riuscito a ricavare nel corso della sua lunga attività. Ricordiamo, sono ben 53 anni che Larry fa trading e appunto vi svelerà alcuni segreti. Inevitabilmente poi ci saranno molte domande anche da parte vostra, già stanno arrivando tramite Finanza Online, porremo anche queste domande a Larry e sul termine della puntata odierna andremo a vedere anche alcuni elementi che hanno caratterizzato l'attività professionale di Larry. Direi, rotto il ghiaccio, di andare, non perdere ulteriore tempo, e di andare subito nel concreto, andare a vedere con Larry le slide che ha preparato in esclusiva per Finanza Online. Larry, allora, cosa ci puoi dire? Iniziamo a vedere, innanzitutto vedo già che molti stanno chiedendo le tue attese sui mercati. Prima di andare a affrontare questo, magari andiamo a vedere appunto le slide che hai preparato per noi. Lascio la parola a te, che di sicuro è migliore della mia. Thank you. I want to show you some of my work today, and I thought I'd condividere con voi un po' del mio lavoro oggi. Ho presentato quindi alcune informazioni già nei giorni scorsi e ho qui delle informazioni da condividere con voi. Ovviamente mi fa piacere ricevere delle domande, spero di poter essere in grado di rispondere. Ecco dove abito, siamo nelle isole vergini americane, quelle britanniche. Vedete che è un posto francamente che adoro. E è un pochino diverso insomma dall'Italia, però insomma è un bel paese anche il vostro. E poi, come vedete, mi dedico alla pesca delle aragoste. Allora, qui ci sono alcune affermazioni che ho preparato appunto per voi da condividere. Sono alcuni, come dire, ancora amici, ma sono degli ex studenti, sono delle persone che ho aiutato a livello di condivisione della mia conoscenza e delle tecniche di trading. Direi che qui trovate appunto la persona che ha scritto tantissimo per quanto riguarda le tecniche di trading. Qui c'è un altro mio studente. È un trader veramente di altissimo livello. Qui trovate un altro personaggio, a me piace chiamarlo così perché, pensate, lavorava nella Marina statunitense e poi a un certo punto ha cambiato decisamente carriera ed è un grande trader. Guardate esattamente che percentuale di ricavo, cioè veramente di vincite, come ci piace chiamarlo, noi possiamo ottenere. In the contest of the top five people in the World Cup Trading Championship, three of them are my students. Brady Preston came to me when he was a 17-year-old kid. Qui avete un altro personaggio ancora, mi piace veramente ricordare queste persone, vi lascio leggere queste piccole affermazioni se volete direttamente. He has won more trading championships than even myself. As you can see, he said, I've won more trading contests than anyone thanks to Larry. Andrea came all the way from Italy to California. Cerco sempre di ricordarmi anche degli amici italiani e qui faccio appunto vedere una persona, Larry, che di nuovo Andrea won three times the Robbins Cup. So Andrea ha vinto appunto tre volte. Yeah. Oh yeah, more than let's go back. I think he won maybe allora five or six. Posso times. Sì, secondo really? Me dire un totale di 5 o 6 volte forse. Quindi sicuramente But, numero is uno a big champion premi. In trading. È un vero e proprio campione di trading. My good friend Gia just recently bought a second Ferrari with his trading. Beh, insomma, qui c'è qualcuno che sta facendo della collezione di Ferrari addirittura, per cui precisamente quando si hanno delle auto del genere si capisce benissimo qual è il tasso di successo del lavoro che facciamo. She did trade as a 16-year-old kid. Allora, qui si è cominciato, pensate, a 16 anni. E sono veramente dei guadagni, come dire, effettivi, reali, quelli che sono stati ottenuti, assolutamente. Spero veramente di poter, ma non so, emulare, visto che non mi rimangono molti anni di attività, credo, ma mi piacerebbe fare quello che è stato fatto da alcuni di questi personaggi. The future of your wealth.
Most people don't know about the rule of 72. Dunque, questa regola del 72, credo che ci siano poche persone che la conoscono. Allora, faccio vedere appunto questa slide, nel senso che grazie a questa regola, beh, se voi applicate un tasso, diciamo, di successo del 2% all'anno, vedete che ci vogliono addirittura 36 anni per raddoppiare i vostri capitali. Lo vedete appunto qui. E pian piano, vedete, scalando verso il basso, riuscite a capire che, osando un po' di più ogni anno, aumentando questa percentuale di ritorno, potrei chiamarla in questo modo, ecco che pian piano riusciamo ad arrivare fino a 3,6, quindi ripeto, non più 36 anni di tempo per raddoppiare il nostro capitale con un tasso del 2%, ma se usiamo fino al 10% passiamo a 3,6. You won't manage your emotions, and you're going to lose money. The Federal Reserve of the United States is someone I've paid a lot of attention to in the recent years. They have papers. Vi faccio vedere qui una situazione che riguarda gli Stati Uniti in questo momento. One of their more interesting papers says that market timing strategies that work. Allora vi parlo anche di strategie che effettivamente hanno funzionato e stanno ancora funzionando. Tutto questo si basa veramente sulla mia esperienza. Allora potete leggere appunto voi piuttosto che insomma farvi dare una mano giusto per capire questo contesto, se volete. What they said is we present a few simple market timing strategies that outperform buy and hold with real data from 1970 to 2000. So this is a really revolutionary statement when the Federal Reserve says, in fact, you can't beat the market. I've done it, my students have done it, other people have done it, but some people think that's just luck. What we now know from the Federal Reserve system, there are strategies. Vi faccio vedere anche questi risultati di una ricerca che per noi è stata veramente molto importante e abbiamo condiviso con il resto del mondo. Ho fatto una previsione per quanto riguarda il mercato, che riguarda giustamente i capitali azionari, li chiamiamo capitali di stock se volete, e questo appunto per dirvi che le previsioni vengono fatte appunto mesi e mesi prima, ma abbiamo ottenuto sì certo dei buoni risultati, ve li faccio appunto vedere in questa slide, sono esattamente le previsioni fatte in alcuni casi mesi fa, in altri casi degli anni addirittura ad anticipo, e sono molto felice appunto di condividere questi dati perché anno dopo anno, mese dopo mese, indipendentemente dalla borsa che noi prendiamo in esame, per cui nel vostro caso quella di Milano, queste nostre previsioni si avverano, otteniamo dei risultati che sono sempre tra il buono e l'eccellente. We had several buy points in those in the report. We had a buy point on January 17th, February, I'm sorry, December 17th. Vi faccio vedere qui i dati di gennaio, poi ancora di febbraio, e poi pian piano andando avanti, sempre per fare attirare la vostra attenzione su queste curve, vedete, su questi picchi, a volte negativi, a maggior parte delle volte positivi. Dobbiamo essere assolutamente pronti per un altro rally, nel senso cioè di avere una fase rialzista per quanto riguarda la borsa di Milano. Here's a current trade in my account, long 18E minis, a profit of about $24,000. I want to talk to you now about this huge bull market that's taking place throughout the world. In the last few weeks, I've been in China, the United States, Japan, Hong Kong, Singapore, now Italy is a bull market. It's confusing though, because the economy in all those countries, and Italy is not good, but stocks are substantially higher. How can that be? A lot of reasons for that. First of all, the stock market is a leading indicator of the economy, not a lagging indicator. But I'd like to go all the way back to 1905. Vi riporto al 1905. Guardate, un mercato assolutamente bull, ovvero rialzista, faccio sempre riferimento ai prezzi delle azioni. Guardate che è successo nel 1915, un altro mercato assolutamente bull, ovvero toro, rialzista. E sempre per parlarvi di questa cosiddetta regola del 5, cioè degli anni che finiscono col numero 5, guardate ciò che è successo anche nel 1925. Allora, vi comincio a fare una domanda, cioè, ma che succede allora in questi anni il cui numero appunto finisce con il 5?
Vi faccio vedere una slide anche del 1935, guardate, questo è un qualcosa che riguarda un po' tutto quanto il mondo, sempre bull, toro, tendenze rialziste. E poi, guardate, 1945, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tanti altri fattori si compongono e si accumulano per il 45, qualcuno potrebbe dire. Ora vi faccio vedere ciò che è successo nel 1955. Stesso discorso, 1965, cominciamo qui, guardate, finiamo lassù in alto, per cui ancora una volta un mercato assolutamente rialzista. E poi ancora 1975, ma la tendenza continua ancora. Vi farò vedere anche il 1985, per cui chiaramente succede qualcosa assolutamente in questi anni, il cui numero appunto finisce con il 5. Ancora una volta, 1985 non c'è nessuna eccezione, si comincia qui, si arriva quassù. Vi faccio vedere anche gli anni successivi, si comincia sempre da un punto basso e si arriva a fine anno in un punto sempre più alto. Questo è successo assolutamente nell'arco del, beh, del secolo scorso, senza nessuna eccezione. Guardate anche ciò che è successo nel 1995. In generale, quindi, abbiamo avuto un mercato assolutamente rialzista. Parte in ognuno di questi anni da un punto veramente basso per arrivare un pochino più in alto, in alcuni anni molto più in alto, per cui veramente sempre un discorso di rialzo in tutti quanti gli anni in cui il numero finisce con il 5. La strategia should be buy weakness if you're not already long. Don't be afraid of buying weakness. That's the overall cyclical view. But as a trader, I still have to think about could we run into problems, and I'm going to address that. But first, I'd like to show you what I think will happen this year. The red line is a general forecast of what will take place with the trend of the expectation of the stock market this year. The blue line are the cyclical harmonics. So big rally here, pull back, rally starting just about now, coming down into August, another rally. Another really takeoff point in October back to the upside. So the blue line are the cycles, the ins and outs, up and downs of the market. The red line is a trend that I expect to see this year in stock prices in the United States. All this is an average of all years ending in five for the last 105 years. And from that, we can make this general forecast. But things could change. I'm very aware that charts don't cause markets. Conditions cause markets to move. So I look at conditions, not just charts. And the economic indicators are what top out markets, certainly not charts. So I'm much more concerned about economic indicators, and I'd like to share those with you now. They're currently bullish, first of all, to begin with. And I teach what these economic indicators are, because they're incredibly important. They have predicted major market tops and bottoms. This index, which I'm going to talk to you about in a moment, has predicted seven of the last seven recessions. So you really need to know this indicator. And it is the yield curve. This is an example of the yield curve. When stock prices rally, see all those green, whether it's Japan, England, Europe, the US, when the yield curve is positive, stock prices rally. When it's negative, we don't rally. We missed our slide here, so I'm going the wrong way. Excuse me a moment. If you want to sidestep bear markets, notice when we have a positive yield curve, this is what happens. We have positive stock returns. When we have a negative yield curve, we have negative stock returns. If you want to avoid bear markets, it's real simple. When the yield curve turns negative, get out of the marketplace. Got the question. Durante questo 2015, tu hai adottato le tue strategie di trading rialziste? Nel senso, abbiamo visto appunto come il 2015 si è iniziato nel migliore dei modi, anche in Europa e in Italia, in termini di mercati azionari. Ti sei posizionato al rialzo in quest'ottica per poter sfruttare l'anno 5 già a fine 2014, oppure hai fatto dei trade tattici? I didn't hear the translation.
During this 2015, you prefer to invest as a trader, a speculator, obviously, or a long-term trader. In this case, do you invest? The best thing to do is to do what you do. Some people can't be a trader. Some people can't be a long-term investor. So, but we know we're in a bull market, so a long-term investor buys and holds. A trader buys pullbacks. Ok, ad esempio, il trader stesso può fare degli acquisti esattamente sulla base di quello che vede a livello di borsa. Però, you have to figure out your, what works for you as a trader or investor. Sorry. Okay, no problem. Good. So, yield curve is really important to know whether we're going to be in a bull market or a bear market. And currently, yield curve is quite positive. Most people don't use news correctly in their trading, so I'd like to give you a trading lesson here about using news. Here's the stock market in the United States last year, 5 really nice buy points. You probably didn't buy at any of those buy points, and you're wondering why. How many you really bought at those buy points? Yeah. Well, the first point, point one, the news headlines were stocks sank the most since June, the worst week in the indexes since 2012. And because of that, back here, you didn't buy because news was negative. Point two, stocks fell with the NASDAQ sliding the most in 2 months, and Google and stocks plunged as investors sold off. So you didn't take action. Point three, global stocks sank the most in almost 6 months. That's what the headlines in the Wall Street Journal were talking about. And Argentina defaulted. Oh, wait. Argentina defaults about every 2 years. But the news scared you out of being in at these buy points. Point number four, the spread of Ebola, great dreaded Ebola. And you were frightened. You didn't buy stocks. So the problem people have with news, point five is also markets are sell-off, stocks are being lashed. People don't respond to the news correctly. I love bad news. It's the best thing in the world because that sets up buy points. Good news scares me to death. You have to learn to respond correctly to the news. Lopes pattern. Maybe the oops part pattern is linked with this part of your trading sentiment. Also, because if I've got bad news, markets start to sell, and maybe there will be a buy opportunity to trade. Sure. The problem with just news is you have to understand that's the setup, and then you need something specific that says I can be a buyer or a seller now. Yeah, obviously. As an example, here's an index of what smart money does in the market. You can look at the red line. When the red line is above the green line, we know smart money has been buying stocks. It's just that simple. There we go, the chart. So when you see the red line is above the green line, you don't know what we're trading, but we know that professional money has been buying stocks. It's time to say the news is bad and smart money has been buying. That happened to be the S&P. You can see what happened. When the red line was above the green line, there were some wonderful buying points in the marketplace. That's a rule, red line above the green line. How about this? Try it again. There's the red line above the line up here. So we know people were buying, informed money was buying right here. You don't know what we're trading. Well, let's take a look. Milan Stock Exchange. There was a buy signal a couple of weeks ago. You can see when we see a lot of buying come in by the professionals in this market, prices rally. So I've learned, I'm not a smart guy, but I'm smart enough to follow the really smart guys. That sets up the trade when the news opportunity is there. I want to have my money in phase with the large professional sums in the money in the market. What I found, this works throughout the world, that there is smart money in all these markets. So we need to pay attention to the smart money buying and selling stocks and commodities. Which means that we can really know months in advance when to buy and sell. One thing I've found is to be a successful trader, it needs to be simple. If your trading strategy is complex, you can't follow it.
You have 15 moving averages on oscillators and indicators. Even if it works, might not, but if it does, you still can't follow it. So my stuff's really simple. It's as easy as this. I want to know if today is a certain trading day of the month and what month it is. Once I know that, that can set up buy points. I just buy tomorrow, have a stop and a target. There's the actual equity curve of a system we've been trading doing just that, knowing every trade in advance. So if you can tell what month it is, how many days you've traded in the month, there's trading opportunities. The important things I've found in all markets in the world are trend. Trend prevails. It's like the law of gravity in every market. Professional accumulation distribution, we just saw that. And there are strong seasonal influences in markets. As we just mentioned, we can know some of these days far in advance. You need to know, though, sometimes it doesn't work. We need to know when it doesn't work. And we finally figured out how to know if a seasonal pattern will work or not work. What you need to learn is about the Federal Reserve System. These guys have been so correct in forecasting the long-term direction of the market and telling us when there are major buy points there. I can show you when to buy the best stock in any market turn. That's really a cool thing to do. Larry, yes. Only one thing. Please. Now, I read, buy a big company, buy equity, lovely equity story. So you usually don't trade small caps during your activity? You invest and trade? On balance, we know small caps, despite what some people have written, don't perform as well as mature companies. Yeah. Large caps actually perform better. In effetti sappiamo che le large cap sono assolutamente diverse rispetto alle piccole oppure small caps. Fanno trading in modo molto diverso. In effetti, se volete, insomma, possiamo anche completamente modificare il gioco da fare sul mercato, ma questo appunto è sempre sulla base di ciò che fanno le small e le big. Questa è l'opportunità migliore appunto di fare denaro, sempre investire pochissimo per non perdere troppo, guadagnando pian piano. Ok, if you want to show again. Ora, c'è una cosa veramente fondamentale sulla MM, come la chiamo io, cioè sulla gestione finanziaria del denaro. Questo è veramente un punto fondamentale, secondo me. Attenzione, c'è molta emozione, meglio ancora molta emotività in chi gioca o che fa questo lavoro. Molte persone, infatti, che perdono, purtroppo non riescono mai a capire che hanno perso soprattutto a causa di emotività o di emozioni gestite nel modo sbagliato. E questa è appunto la differenza che c'è tra il top e il bottom, cioè tra l'alto e il basso, il rialzo e il ribasso del mercato, quasi tutto nascosto nella nostra emozione. È una condizione economica questa, ad esempio, quando la condizione economica peggiora, ecco che noi riusciamo a capire che quello è il momento giusto per fare poi certi tipi di investimenti. Certo, non tutti, c'è un motivo per cui il mercato sale e scende o scende prima e sale dopo. Questo fa parte della nostra strategia e la mia strategia dice sempre attenzione a ciò che succede sì sul mercato, ma non tanto alle notizie, a ciò che è pubblicato sul giornale. Abbiamo sempre avuto dei cicli, è normale, ogni paese si comporta in modo relativamente diverso, ma ancora una volta, vedete, è una cosa molto molto importante questa da seguire, vedere come si comportano ogni mercato e guardare i fondamentali dell'economia. È così appunto che io faccio trading, non serve il grande capo, non serve neanche avere dei dipendenti, non serve avere dei clienti. Per essere trader veramente serve un computer. Posso farlo da qui, faccio trading anche in questo momento, l'ho fatto fino a pochi minuti prima dell'intervista e lo continuerò a fare pochi minuti dopo l'intervista e sono sicuramente a migliaia di miglia da casa mia. Veramente non servono dipendenti, non c'è un discorso di investimento di capitale, come dire, vincolato da una banca piuttosto che con un tasso di interesse sopra. È un bellissimo business. Bisogna essere assolutamente accorti, intelligenti, guardare le informazioni. C'è anche un discorso di automazione che forse è, sì, è interessante, bisogna fare un po' d'attenzione. Credo che le cose verranno sempre più automatiche in futuro, sempre con grande attenzione. C'è un'altra cosa che ho sviluppato nell'arco degli anni, ne sono veramente, veramente orgoglioso, e questo francamente ha generato milioni di dollari. È un programma che io chiamo programma del 20% minimo all'anno. È un approccio che più o meno ho messo a punto già nel 1988, mi viene da sorridere perché era comunque il secolo scorso, con degli anni appunto del 25%, la media è stata del 21% circa. Ho investito a lungo termine, più o meno 4 volte all'anno.
all'anno e sempre 4 volte all'anno noi cambiamo parzialmente, è chiaro, ma è del tutto nel nostro portafoglio. Guardiamo la performance peggiore, guardiamo la performance migliore e la correliamo ai dati a breve termine e a lungo termine. Ora, questo succede perché ci sono delle regole sul mercato che a volte noi possiamo dominare, ma mai controllare, mai modificare. Ovviamente. Sì, si fanno anche degli errori, è normale. Quando facciamo queste guidance, una sorta di linee guida che ci accompagnano verso il futuro prossimo, parlo sempre di mesi o al limite di qualche anno come tendenza, sono delle linee guida che, come dire, hanno sempre bisogno della nostra personalità. Noi dobbiamo capire noi stessi, il discorso dell'emotività, come dicevo prima, ma questo 20% all'anno che ci permette un po' di raddoppiare il capitale dopo pochissimi anni è qualcosa che ho già messo in pratica. Ci sono anche dei trade automatici, come dicevo un attimo fa, sul mercato. C'è qualcosa che succede appunto in modalità automatica, cioè quasi, come dire, indipendentemente da ciò che succede sul resto del mercato, dagli altri fattori, da ciò che succede all'economia, c'è qualcosa di automatico. Questo vuol dire decidere di fare day trading in alcuni momenti, ad esempio qui ci parlava, faceva capire di questo collegamento che c'è tra il momento giusto in cui fare trading, le stagioni di trading e la stagionalità. Perché magari durante l'estate come ti comporti, che tipo di trading si fa, se si fa. Attenzione, io sono un trader e come dico in almeno in americano dobbiamo sempre aspettare con grande pazienza il momento in cui qualcuno o qualcosa ci offre una scatola di cioccolatini. Allora, la Federal Reserve in effetti ha scritto tantissime regole, tantissime guidance come dicevo prima, ha scritto molto anche sul famoso mese di settembre, sempre come diciamo in America. Ebbene, in alcuni casi è successo nel settembre dell'anno scorso che ho tagliato i miei short qui e non in alcuni altri punti. Per cui il famoso settimo giorno di settembre, così mi piace chiamarlo, è una sorta di regola che non è scritta da nessuna parte, ma è qualcosa che abbiamo raccolto sul mercato, che vediamo accadere praticamente anno dopo anno. Sono queste le cose che io ho la pazienza di aspettare, se mi capite. Certo, guardo le probabilità, faccio calcoli probabilistici, però non faccio poi mille calcoli così complicati come qualcuno potrebbe immaginare. Abbiamo tre scelte da fare, comprare, vendere, non fare niente. Okay, è comunque una scelta di trading, non operare, aspettare che si verifichi l'occasione di acquisto, di vendita. Larry, proprio su quanto ci stai facendo vedere con le slide, vedo che molti utenti di Finanza Online attualmente ci stanno scrivendo quali sono, da un lato, le tue stime sul 2015 e sono evidentemente rialziste come ci hai mostrato, ma anche qual è il timing corretto per prendere posizione. Nel senso, nei primi tre mesi del 2015 abbiamo visto Piazza Affari, il FTSE MIB, che ha guadagnato oltre 20 punti, percentuali. Ecco, la domanda che molti investitori si pongono è ora comprare ancora o quando entrare? Potrebbe essere che la pausa estiva possa portare con sé una correzione dei mercati e quindi offrire una possibilità di acquisto per l'ultima parte dell'anno. Traduco velocemente in inglese, riassumendo evidentemente. Larry, a lot of our follower now is asking when to buy FTSE MIB or some equity stories regarding Italian equity markets after the first quarter. In the first quarter in Italy we gain over 20. I just said a few moments ago, May 17th we have a buy signal. We're in a long-term bull market. Veramente molto chiaro. E veramente è stato molto chiaro queste mie previsioni, come anche detto. Assolutamente bisogna comprare le condizioni di sovravenduto, di oversold. Questo famoso giorno di cui parlavo è il 17 maggio. È un effetto appunto di esplosione, in positivo ovviamente, che ho previsto e in cui credo ancora sempre per il 17 di maggio. To buy for Italian traders now, obviously, you now say buy every time when there was a correction, and etc. But it's really difficult to understand the difference between a
short-term correction and a long-term correction. Obviously, this is quite clear. Perché non dobbiamo mai, appunto, come dire, continuare a fare ciò che abbiamo fatto nel passato. Abbiamo fatto dei grossi errori, siamo fatti trascinare in questo tourbillon, in questo vortice di negatività, di pessimismo, di vedere dei dati che scendevano con un meno davanti e non con un più davanti. Ma noi facciamo un altro mestiere, ok? Noi deteniamo dei capitali azionari, crediamo e viviamo, se volete, diciamo sulle differenze di questi capitali. Buy in January and go away since December. E andarsene, non so, entro l'anno. Esatto, perché insomma, in questo momento una persona non deve veramente troppo modificare il proprio portafoglio fino a fine anno, a meno che non cambiano veramente i fondamentali dell'economia, insomma, gli tassi di interesse, eccetera, cosa che non è accaduta fino a questo momento, di recente ovviamente, non è mai una affermazione generale questa. Per quanto riguarda invece i mercati obbligazionari, faccio riferimento ai bond, quindi alle obbligazioni europee e sicuramente anche a quelle americane. Ma io penso che in tutto quanto il mondo non constateremo un aumento dei tassi di interesse. Insomma, i tassi insomma, non sono in aumento in Italia, negli Stati Uniti, così è stato negli ultimi mesi. Per cui insomma, in questo momento attenzione al discorso deflattivo, alla deflazione, un discorso deflattivo quasi in tutto il mondo, e questo sì che è un grosso problema. Adesso i tassi di interesse, lo sapete come sono in un mercato con deflazione, deflazionistico? Attenzione, se li facciamo aumentare andiamo ad uccidere il mercato. Mario da casa chiede peraltro le prospettive del petrolio. Mario now is writing and asking what do you think about oil, obviously oil price, and the future about oil. There will be again some difficult period, or we just touched. Cosa facciamo? Abbiamo semplicemente toccato il punto più basso o non abbiamo ancora finito in questa corsa verso il ribasso? Allora, la nostra previsione per quanto riguarda l'anno 2015 relativamente al petrolio, il greggio, dovremmo appunto vedere un upside, per cui una sorta di rialzo, ma poi un ribasso un'altra volta. Secondo me, per come sono i mercati in questo momento, direi che appunto c'è questo grande conflitto a livello di produzione di energia, di varie fonti di energia, e sappiamo che il petrolio è una fonte fondamentale. C'è stato un rialzo, sì, ma secondo me ci sarà un ritorno verso il ribasso. Okay? Questo mercato appunto è negativo, è molto orso, è ribassista. Non credo si arriverà a un vero e proprio collasso del mercato degli energetici, assolutamente, ma non ci sarà neanche nulla che ci farà veramente sospirare o rivedere dei forti segnali positivi. Larry, conosci il metodo di trading Ekinashi? E cosa ne pensi? Una domanda che è arrivata sempre da casa. Se appunto conosci il metodo di trading Ekinashi, e cosa ne pensi? E ce ne sono tanti, evidentemente, di modelli di trading, ognuno si adatta in base a, evidentemente, alle proprie esigenze. Ok, faccio io magari la domanda. Too many voices here. The Ekinashi method, what do you think about Ekinashi, and if you think it can suit to different kind of trading styles? Can someone switch to a different trading style? Esatto, cioè passare quindi a uno stile di trading diverso? Secondo me, vedete, che bisogna comunque trovare veramente il sistema, lo stile che ci va a genio, un po' come quando compriamo un paio di scarpe, ne proviamo diverse per trovare non solo il modello giusto, ma giustamente la taglia giusta, insomma, con la calzata giusta, se volete. Ognuno poi ha veramente degli approcci diversi, c'è chi è automatico, c'è chi è stagionale, c'è chi è meccanico, bisogna veramente, veramente scoprire sul mercato ciò che va bene per noi. Noi dobbiamo sapere chi siamo, come siamo fatti. Noi non siamo il trader con la T maiuscola per eccellenza solo perché impariamo delle cose o magari abbiamo letto o scritto dei libri. Io ho dovuto appunto definire la mia strategia di trading, ci sono voluti degli anni per capire appunto le cose in cui faccio meglio, mi risultano più facili e ovviamente ottengo di più. Quindi mai fare troppo denaro tutto in una volta in una strategia, troppo poco in un'altra. Ho provato pian piano. C'è qualcuno appunto che crede molto nello short, nel breve termine, c'è chi crede molto anche nel Our mate now wrote, Mr. Larry, show us something real time.
you become really famous also because during your webinar and also your seminar, you usually trade in real time and you gain a lot of money during your trading life. So a lot of our followers are asking this one. Domanda che è anche un po' più una curiosità, se vuole. Well, probably one of the few people that has traded, well, I think the only person that traded $1 million real time right in front of people. Non credo, insomma, che così, insomma, delle volte l'ho fatto, certo, però, ma non credo nel sistema di, come dire, andare su un palco, investire milioni di dollari e fare vedere a fine giornata di aver fatto un più 20%. È accaduto diverse volte, sì, ma non fa proprio parte, ecco, della mia filosofia giornaliera. Il discorso oro, allora, 4 anni fa abbiamo detto tutti, no, si esce dall'oro, perché appunto c'è stata una tendenza che veramente ci aveva scoraggiato, però l'anno scorso, in luglio-agosto, secondo me siamo un pochino alla fine di questo mercato, appunto, orso, cioè ribassista, e dobbiamo sempre vedere un po' come si comporta questo mercato, però attenzione sempre al discorso dell'overselling, del vendere eccessivamente, e credo che appunto non ci siamo ancora, aspetterei un pochino più avanti, sempre in quest'anno. Ok, comprare azionario adesso, sì, io faccio sempre più affidamento sull'azionario. Penso che, vedete, quando la gente vede appunto le azioni che crollano, non so, fate riferimento appunto al 2009, lì sono scese le azioni, è sceso anche l'oro. E poi stesso discorso nel 1929, 1987, insomma, perché vedete, non necessariamente una sale e l'altra scende, in effetti non, insomma, non c'è neanche, come dire, non è scritto sulla Bibbia, non è certamente una regola scritta, se volete, e direi quindi che c'è da stare appunto dietro alle tendenze economiche, insomma, capire come va l'economia, a fare un discorso di scenario basato sui fondamentali, come dicevo prima. And during your life you spend more than 50 allora nella sua vita on, markets, ha passato beh, insomma, più di 50 anni, come dire, sui mercati. What was the best trade? Qual è stato il miglior trade? What do you think? Talk about it. The best trade in my life, frankly, allora, il migliore della mia vita è stato il fatto di avere dei figli e anche degli studenti che sono diventati eccellenti nel gestire delle somme di denaro. Mi piace quest'idea di cambiare e di aver cambiato in meglio, ovviamente, la vita di tante persone. Adesso, indipendentemente, insomma, dalla quantità di dollari, di centinaia di migliaia piuttosto che di milioni, il fatto appunto di fare dei win, di ottenere del denaro, sì, certo, è il mio lavoro, la mia passione, e non lo so, insomma, io mi sono così veramente molto spesso anche messo alla prova, ho accettato delle sfide, ho raccolto delle sfide, delle volte anche senza conoscere i mercati in cui andavo a fare trading, in cui andavo ad investire. E la cosa più bella, ripeto, è stato avere 5 figli, è veramente il trading più grande e migliore della mia vita. Have you got some black period? C'è stato anche qualche momentaccio, qualche momento di ombra, ma assolutamente sì, è normale, perché appunto prima di capire le tecniche di MM, cioè di gestione appunto del denaro, è chiaro che si fanno degli errori, si cade in alcuni, in alcune trappole, delle volte in alcuni enormi crepacci, e poi è chiaro che bisogna risalire ricordandosi di cosa si è fatto e di come si reagisce, insomma. Allora mi viene in mente una canzone, insomma, tipica americana, quella dei cowboy di qualche decennio fa, si fa riferimento ai cowboy. I cowboy che appunto cavalcavano sui loro cavalli, potevano a volte fermarsi o semplicemente trovare degli ostacoli, a volte cadere e a volte essere sfiorati da pallottole, però se la pallottola non ci colpisce bisogna comunque rialzarsi, riprendere il nostro percorso, il nostro cammino. E mi dico sempre, perfetto, ci sarà un momento quest'anno in cui perderò dei soldi, è chiaro che non mi piace, che non mi sta bene, però continuo a vedere questa cosa come lezione costante che devo continuare a portare avanti. Do you spend to study equity markets? 53 years. No, obviously, but if we consider 1 month or 1 week. I'm still studying the markets. I started studying the markets in 1962. I'll be studying the markets to the day I die. I still don't have all the truth. I don't know everything about the markets, no more than I did
And that's what I love to teach people. They don't have to spend 50 years going through what I went through. I can say, whoop, here you are. I just saved 50 years of your life. There's always subtle things to learn, and in my case, to relearn some things. Our mate wrote, hi Larry, usually I use Larry Williams percentage indicator, and I set it on 5 minutes time frame, and use Larry Williams percent ratio with 7 period, 34 period, and 480 periods. He buys or sells when the indicator is set on overbuy or oversold, or both. Is correct to use Larry Williams percent ratio indicator? So in this the best way to use not? My percent R indicator is in conjunction with the trend. When the trend is up and percent R is in the buy zone, you want to be a buyer. It's really just about that simple. So I don't know, he's a day trader, a longer term trader, you have to identify the trend of that market. On a short term basis, I don't actually use hourly charts. I use tick charts or volume charts now that we have electronic markets. So identify the trend of the market. Typically speaking, 50 days, 50 weeks, 50 15-minute bar is a pretty good measure of trend. So when trend is up and percent R is in the buy zone, I'm a buyer, percent R is in a sell zone and the trend is down, then I look to take sell signals. Okay. Larry, you are an American guy. What is your sentiment on Janet Yellen? You prefer now Janet Yellen or Ben Bernanke before? I don't care. I trade what's in front of me. You know, what Janet Yellen's going to do, what Bernanke did, what Arthur Burns did, you know, it's all there. But if you study the Fed and read what they say, it's real clear when they're going to increase interest rates. But you guys haven't read it. Yeah. Nobody reads the full report. They've said, when this happens, we will increase interest rates. When? So I read what they say. I don't care who's running it. I just read what they say, because they're going to tell you in advance if you just read it. In your opinion, when Federal Reserve start to increase interest rate? The second part of the year? My opinion is what the Fed completely. Said. The Federal Reserve said that when inflation starts to expand, before they said that, what did they say? Nobody read it. You people don't take the time to read the reports. They said when employment starts to pick up, then if we see inflation, those two things, then we'll increase interest rates. Well, we just saw the jobs report came out. We don't have any increase in employment in America. They're not, and we don't have an increase in inflation. So until those things happen, people are just talking, like talking heads, like, oh, you know, they don't know what they're talking about. When those two things happen, then look for interest rates to go up. Until they do, they've got to keep it low. We're deflating throughout the world. You increase interest rates, you could kill the economy. The Fed, if I know that, they know that. And they've said, this is when we'll raise rates. Jobs, inflation. And what do you think about Mario Draghi? About? Mario Draghi, the European Central Bank governor. Again, I don't care. I trade what's in front of me. You know, I'm a trader. I'm an investor. No, I look for value. I look for value in the marketplace. No, do you think Warren Buffett cares about these people? No. No, obviously. Yeah, I mean, but that's the news, though. People go, oh, this person, that person. You know, that's not your task. As I showed you earlier, when the news is bearish, you don't buy. It freezes you out of taking action. So don't get involved with the personalities of the marketplace. Get involved with value. Get involved with trend. Get involved with seasonal influences when we know stocks and commodities rally. That's how you make money in this business. Not reading newspapers. However, I wasn't talking about news and these aspects. I was speaking about the person. Also because when Mario Draghi arrived 3 years ago, in Europe we are a difficult situation regarding debt and but some I don't other think that's because point. Of the person.
I think that's because of the times and the cycles and the economic condition. Yeah. The people come in and out. Margaret Thatcher was there. Bill Clinton was there. Whoever was there, you know, they're transitory. The long-term cycles of the market are not transitory. But people like to focus on the personalities of the day. I'm much more concerned about the economic conditions than the personalities and the cycles of the day. That's what I think, right or wrong, what I think caused prices to move. This is a really, really interesting question. Larry, what do you think about high-frequency trading system and how your trading life changed during the last 10 years? Well, the big change in my trading life has been we've gone from pit session markets to electronic session markets. They're now essentially seamless. We close, we open a couple hours later, and the market starts trading again. So that was a huge change to adapt to that, had to, because markets don't change, don't trade now like they did when we had pit sessions. So that was my biggest change, adapting for electronic markets. Now, high frequency trading, another one of those things people really don't know that much about. The 9 largest high frequency trading funds last year, 7 of them lost money. They're not as profitable as people think. So it's a big fear. People have a fear of it. I don't. We know on balance they haven't been all that successful. The value investors have made more money than high frequency traders. So if they're there, they probably give me liquidity and I don't worry about them. Perfect. Okay. You have got a positive view on equity markets. You noticed? No. What do you think about euro? What are your forecasts to the euro, US dollar, to the end of 2015? I have good news for you here. I think the euro is close to a buy signal in here. I think the dollar index is about topped out. It's going to at least have a pullback in here, and we should see some strength in the euro. Eventually, I think the euro and the dollar will be par. That wouldn't surprise me in the least bit. But right now, we're going to see, I think, a pretty decent rally coming in the euro dollar. Perfect. Thank you. Now, Nikki is asking something about BTP, but obviously, we are talking about Italian bonds, so you cannot talk about it. However, your view is positive on equity markets for 2015 and for 2016. What are your expectations? Well, I think I know what will happen in 2016. I already have a pretty good idea based on my long-term cycle studies. Yeah. And there's going to be 3 moves in 2016. We'll go up, down, and then we come back up again. The important thing is that down move, the magnitude of it. Now, I can't predict that now. I know about when it will happen. But as we get there, we can look at the economic conditions. If they're real negative, yeah, we're going to have a big slide. But we have to get there before. So that's the important thing. Let's get there and look at the economic conditions. We know cyclically, the first part of 2016 will be to the upside. Then there's a pullback or a decline. But the economic conditions as we get there will tell us about that. A dicembre c'è stato presso Borsa Italiana un tuo importante seminario in occasione appunto del 6 di dicembre e per chi ha partecipato ha potuto anche sostanzialmente sentire proprio la tua riflessione sui cicli. Sembrerebbe, guardando i dati statistici, che siamo in un ciclo borsistico macro, dunque il flusso dei 4 anni più 4 di fatto andrebbero a sommare 8 anni e probabilmente siamo in una fase rialzista che potrebbe durare addirittura oltre il 2015 arrivando fino al 2019. Confermi questo? Adesso una rapida traduzione che ha dei problemi magari Larry. Larry, during your last interview in Italy in December, you talk about cycle. So now we are in a macro cycle
And in your opinion, this positive phase we will see this positive sentiment and view for some other years. For example, you talk about 2019 on December. In your opinion, we are in a macro cycle or not? Well, cycles again are indicative of what will happen, but as you get there, the economic conditions create the magnitude of the cycle move. Yeah. For the most part, you need to kind of combine those two things together. Some years are much more predictable than others. The years ending in five are the most predictable. The other years, I have to use other techniques to predict 2016. I'm not looking at all years that ended in six. I've got to look at totally different cycles. So to predict the future is tough. It's not an easy task, but we get a pretty good glimpse of what will happen in the future by looking at those longer term cycles. Thank you. Abbiamo per l'appunto parlato dell'appuntamento del scorso 6 di dicembre presso Borsa Italiana, appuntamento che era stato organizzato da Trading Library. Abbiamo il piacere di avere con noi in studio quest'oggi Stella Boso, che di fatto è la regina di Trading Library. Stella, sei riuscita a riportare per l'ultima volta Larry in Italia. Dici un po', uno, come hai fatto? Due, dove sarà possibile, se sarà possibile, sentire le lezioni che terrà Larry. Soprattutto hanno anche scritto e chiesto se è possibile comprare degli ebook o dei libri di Larry. Direi che come Trading Library questa è la domanda che posso proprio... Posso rispondere a tutte le domande? Allora, intanto è una grande soddisfazione aver riportato qui Larry dopo l'evento in Borsa Italiana. E organizzare questo nuovo ritorno di Larry è stata una cosa non complicatissima, ma insomma abbiamo dovuto lavorarci un po', anche perché Larry si sta proprio ritirando, quindi non farà più seminari, non farà più eventi, non organizzerà più formazione, quindi ha invece fatto questo suo World Tour 2015 partendo appunto da quella sua bellissima casa che avete visto prima nelle slide. Quindi partendo dalle Isole Vergini. Io ho visto la bellissima figlia. Ha fatto un tour in tutto il mondo e adesso è arrivato anche da noi in Italia. Il seminario di Larry, questo ultimo seminario, quindi poi Larry non ci sarà più, non arriverà più a fare seminari in Italia. Qualcuno forse potrà andare in America, però non farà più seminari nel mondo. Allora, l'ultimo seminario, il definitivo, che raggruppa un po' tutte le sue esperienze di questi 53 anni di carriera ed è una dispensa, vi assicuro, fenomenale. L'ultimo seminario sarà domani venerdì e dopodomani sabato presso il centro convegni Geico Cinisello, via Pellizza da Volpedo. Sul sito di Trading Library ci sono tutte le informazioni. Abbiamo ancora pochissimi posti perché ci sono state molte richieste, le ultime anche questa mattina, quindi se avete voglia di vedere Larry Williams, e vi assicuro che un seminario con Larry Williams è formidabile e io non perderei questa occasione, e l'occasione per vederlo e per fare questo grande corso di formazione è appunto quella di domani. Gli ebook, il forecast di Larry Williams è disponibile sul nostro sito, quindi è tradotto in italiano e si può acquistare sul nostro sito, e tutti i libri sono disponibili su tradinglibrary.it. Il seminario sarà tradotto in simultanea in lingua italiana, per cui non avete bisogno di avere grandi conoscenze della lingua inglese, non serviranno, la dispensa è tutta in lingua italiana, per cui benvenuti a tutti per questo grande e definitivo seminario con Larry Williams. Peraltro, con l'occasione vorrei ricordare che sono oltre 50 giorni che Larry è fuori casa e sta girando il mondo a salutare tutti gli amici che ha avuto nella sua vita di trader di successo, dunque è un impegno notevole. Non ha voluto tuttavia saltare l'Italia proprio perché ci tiene a tutte le amicizie che ha costruito nel corso di questi anni, e giusto, Stella, correggimi se sbaglio, giusto per capire proprio il sentiment con cui
ha intrapreso questo tour non più tardi di ieri, addirittura si è offerto per un webinar gratuito con i tuoi clienti di Trading Library. Sì. È una cosa assolutamente inusuale nello scenario del trading, non dico italiano, internazionale. Bravo, bravo, cioè non c'è nient'altro da aggiungere. Larry Williams è un grande professionista, ha fatto questo webinar per salutare tutta la comunità dei trader italiani e naturalmente ha presentato quelle slide che voi avete anche visto qua e ha fatto veramente un grande lavoro, un grandissimo lavoro, ma vi assicuro, io che ho visto la dispensa del suo seminario, di questo seminario di due giorni, il seminario con Larry Williams di questi due giorni sarà fenomenale, cioè è un lavoro che io non ho mai visto. Perfetto, grazie mille Stella, grazie mille per aver permesso a noi di Finanza Online di avere a disposizione per tutti i nostri amici del forum un principe dei mercati, un re dei mercati come Larry Williams. Larry, it's a really great pleasure. Thank you, enjoyed it very much, my pleasure, thank you. It's mine. After you can buona fortuna. Made a signature. Thank you. Ok, allora per oggi è tutto, non mi resta che da un lato invitarvi ad andare a sentire appunto il webinar e il seminario di Larry che terrà domani e dopodomani con Trading Library. Vi ricordo che potrete rivedere subito in la registrazione della puntata odierna. So che ci sono stati alcuni problemi sul lato della traduzione, non vi preoccupate, domani andremo a recuperare anche questo e vi offriremo la traduzione, o meglio, la diretta tradotta in italiano. Così non ci saranno problemi per nessuno, anche per te Mario che hai scritto. E che dire, grazie ancora per aver visto questa puntata speciale di Finanza Online TV, alla prossima volta.